Allora, Assessore Mauro Di Dalmazio, a Pescasseri un appuntamento importante per le aree protette. La Regione su questo recita un ruolo importante, decisivo? Eh sì, importante per il Parco Nazionale, importante per la Regione. Siamo la Regione Verde d'Europa, abbiamo la maggiore percentuale di territorio destinata ad area protetta, è un valore straordinario sul quale però dobbiamo investire. Dobbiamo investire di concerto con gli enti di gestione, con i parchi. Abbiamo proprio qualche giorno fa deliberato una strategia unitaria con i parchi e le province, il primo esempio che c'è in Abruzzo di una governance istituzionale sotto un'unica regia regionale per mettere a sistema e sfruttare questo enorme valore che abbiamo, fini turistici, fini produttivi e fini della crescita complessiva. Chiaramente c'è molto da fare, c'è molto da lavorare, non basta dirlo per ottenere risultati, ma già l'aver condiviso questa necessità, cioè di metterci insieme, credo che sia un passaggio fondamentale. I tempi sono un pochettino particolari, soprattutto dal punto di vista finanziario, ci sono avuti dei tagli ai parchi nazionali a livello nazionale e anche la Regione, le risorse finanziarie, come si va dicendo a tempo, sono sempre molto ristrette, ma su questo c'è un'idea, c'è un progetto di promozione per i parchi? Ma sì, perché è vero pure che ci sono stati dei tagli, sicuramente le difficoltà del momento sono tali e tante da essere ormai conosciute universalmente, però il problema non è solo quello della quantità di risorse, ma della qualità degli investimenti. Ecco, se lavoriamo molto di più sulla qualità degli investimenti, probabilmente con molto meno riusciremo a fare molto di più.